Sun Summer Village, il salotto musicale di Centrosuono 101.3 in collaborazione con Porta di Roma. Bene, io sono particolarmente eccitata, dovrei dire, oggi, perché finalmente, dopo una serie di ospiti femmine, grandissime artiste, io avevo una richiesta, io volevo un maschietto e oggi mi hanno dato altro che maschietto, mi hanno dato un Latin Lover. Si gira questa voce, non è vero? Dal Latin Lover della Garbatella, ma chi è Amendola dopo i Cesaroni? Sei tu il vero Latin Lover romano, infatti io ho il piacere di avere qui Andrea Perrozzi. Ah, quindi io sono il Latin Lover romano. Ma se vuoi parlo con la matita, perché no, vabbè. Io allora mi sto lamentando, sappi, perché se tu inizi dicendo che c'è stata una serie di ospiti femminili, ma perché non mi avete chiamato? Dico io, ma non lo so, vabbè. Ma no, perché tu devi essere solo mio ora. No, quante femmine vuoi intorno? Ti dovrei bastare io. Va bene, quindi no, a parte gli scherzi, io sono amica di Andrea, quindi mi piace giocare con lui. E, vedi, mi imbarazzi, vedi questa presenza. Senti, allora, praticamente io voglio far conoscere ai pochissimi che ancora in realtà non ti conoscono un po' la tua storia. Non sei solo un performer, ma un cantante, un cantautore, un musicista, un attore, insomma, una personalità artistica assolutamente eclettica. Un indeciso, direi più che altro. Hai troppa energia. No, sono un indeciso. Questo, adesso tu mi stai psicanalizzando, in realtà. Mi hai fatto rendere conto di quanti dubbi io abbia nella vita. Quindi vado dal dottore, scusa. Bene. Allora, voglio che, insomma, tutti quanti, ancora i pochi che non ti conoscono, sappiano meglio chi è Andrea. Io so che la tua passione nasce prestissimo, a 3 anni. Vorrei che tu ce la raccontassi. No, 3 anni, cioè 3 anni. Allora, non diamo riferimenti, quindi non ti dirò quanti anni fa erano i 3 anni, quindi più o meno una decina d'anni fa, ecco, avevo 3 anni e vabbè, tutto è nato in chiesa. Tu dirai, come in chiesa? Come in chiesa. Ah, quindi tu dirai, come in chiesa? Come in chiesa. E io dirò, eh sì, in chiesa, perché andavo a messa accompagnato dai genitori, perché sai, a messa è sempre meglio andare accompagnato dai genitori che non si sa mai. Allora, era periodo natalizio, suonava l'organista, c'era un organista a canne, c'era un organista pieno di canne. Questo organista era rasta, aveva dei capelli rasta ed era pieno di canne, aveva le canne dietro l'organo, dalla più piccola alla più grande, poi aveva le canne anche nel pacchetto di sigarette, che non si sa mai, e suonava Tu scendi dalle stelle. Dopo le canne, cioè nel senso dopo le canne dell'organo, e gli veniva benissimo, la faceva un po' reg, diciamo. Per le canne gli veniva reg? No, perché era rasta, e quindi allora cominciava a suonare Tu scendi le stelle. A me è piaciuto molto il fatto delle canne. Delle canne? Ovviamente, le canne dell'organo, nel senso non stiamo a dire cose strane. Nelle sale parrocchiali, poi è andata a salutare il prete. Adesso voglio parlare tanto perché voglio fare in modo che ti venga un crampo al braccio. Mi piace questa cosa. Io mi vorrei un attimino avvicinare, ecco, perché mi sei troppo lontano. Allora stavo dicendo, poi una volta abbiamo parlato di tutto così. Una volta nelle sale parrocchiali c'era un pianoforte, io ho risuonato para para pare, Tu scendi dalle stelle, e lì hanno detto, il prete ha detto, questo ragazzo o è un, questo bambino o è un infame prodigio, e che infame prodigio? Infame? Questo è un infame prodigio, oppure indemoniato, ma ha fatto l'esorcismo, non è uscito niente dal mio corpo, è uscito... Sì, sostanze un po' demoniche così, però è tolto il pannolino, è tutto passato. E da lì è iniziata la mia passione, insomma, per il pianoforte. Cioè, più o meno, l'ho scoperta lì. Quindi da piccolissimo inizi a studiare, a suonare, a comporre. Ma l'esigenza di scrivere perché? Ma non lo so, io volevo scrivere colonne sonore per i film a 5 anni, cioè vedi. Quindi vedevo, mi ricordo, Fantastico. L'ultima edizione di Fantastico, quindi sembra meno vecchio così, e c'era un sassofono nella sigla, Fermate il colpevole, c'era un giallo dentro, sto dicendo cose che nessuno si ricorderà, però io sentivo questa musica qui, quindi ho voluto un giocattolo, un sassofono giocattolo, per risuonare Fermate il colpevole. Io, gli altri amichetti miei stavano giocando a pallone per strada, io suonavo al pianoforte, infatti ho cugini e amici diventati miliardari, che sono diventati calciatori e io sono al pianoforte, ma dico io non... Ma tu hai scelto di fare l'artista, ma insomma...
e quindi vabbè, l'artista si sa, è una vita un po' difficile, deve rubare le matite perché non si può permettere da comprarsene, quindi vedi. Quindi volevi diventare il nuovo Morricone, insomma? Sì, devo dire sì, sì. Sì, sì, sì. Bene, quindi dalle colonne sonore, una curiosità, tu quanti strumenti suoni? Bene o male? Male. Male un po' tutti. Bene, bene, il mio strumento è il pianoforte. Lì sono affezionato e io ho ancora il mio pianoforte che sta ancora lì, tutto scordato, ogni tanto glielo ricordo che lui è scordato, gli ricordo che io esisto, quindi ci suoniamo a vicenda e sono il pianoforte. Bene, quindi inizi a scrivere, inizi a suonare un po' di strumenti, inizi a sognare ad occhi aperti e poi a 14 anni che succede? Vado in vacanza, come tutti i bambini, vado in vacanza a 14 anni, poi i miei sono tornati a casa e io sono rimasto a lavorare. Ho fatto animazione, ho fatto un po' lo scemo del villaggio, facevo le sigle, le colonne sonore, mi piaceva fare le sigle per il villaggio, per gli acquafan, per tutte queste cose così. Quindi hai scoperto che insomma questa passione poteva diventare la tua professione. E come? Ma più che altro era un alibi per non andare a lavorare, per non andare a scuola, era un alibi. Mi ricordi che questo qua è una scusa. Una scusa per? Per non lavorare, cioè per divertirti. Insomma, bene, quindi scopri questa cosa, ma il passaggio dal divertimento invece alla professione, quando avviene? Mi accorgo che facendo quello che mi piaceva fare mi pagavano. No, aspetta, allora parliamo. Parliamo, allora vabbè, le prime serate, no? nei locali, nei ristoranti. Nei ristoranti con la cantante, il caso del piano bar e la cantante, tu non parli, non apri bocca perché io ho sempre pensato di essere timido e sono molto timido, lo sai. Si vede infatti. E la cantante, poi dopo il distacco perché sentivo l'esigenza di andare da solo, così è successo, poi la casualità anche perché muovendo un po' è arrivata la casualità, un incontro con un comico importante, con la televisione, con Canale 5, con Maurizio Costanzo, con Buona Domenica e tutte queste cose molto strane per me, no? Le luci, i colori, è sempre pagato, poi questa era la cosa bella. E lì ho potuto comprare delle matite. Come me che continua a rubarle. Esatto, qui c'è scritto una cosa che non so si può dire, vabbè è una matita, c'è scritto una cosa, fate voi Insomma, non ti hanno scoperto in tutta questa fase, gliela facevi a tutti quanti. Sì, la parli della finanza? Sì, no, non mi ha ancora scoperto, la finanza non cavolo. Bene, quindi tutto questo passato musicale, quindi tu hai fatto la vera gavetta, cioè hai praticamente percorso tutte le tappe che un cantante, un cantatore può percorrere, però poi a un certo punto hai detto, ma io ho un altro sogno nel cassetto, che è quello del teatro. Ah sì, ho fatto un'audizione perché c'era un provino, audizione, provino, Grease, c'era la Cuccarini, ancora Grease, ancora... Ma l'hai fatto per la Cuccarini, non per Grease? Ovviamente, cioè io ho fatto solo per la Cuccarini, ma solo per la scena finale, quella in cui sta col pantalone nero, ma arte, quando uno ama l'arte. E infatti prendi l'arte, mettila da parte e guarda il coso della Cuccarini. Io ho fatto il provino e non me lo stai a mettere, ho fatto il provino con pieno di entusiasmo, chiaramente, due passetti a destra, due passetti a sinistra, bene, grazie, le faremo sapere. È stato molto bello il provino di Bisi, perché... E tu ti accorgi che quando vai bene non ti dicono le faremo sapere, ti fanno passare a quello, ma lo sai, questo lo sai successivamente. Solo abbandonato, grazie. Vabbè, ma c'è tutto il resto, grazie. Va bene, quindi già avevano deciso per il no. Poi hanno fatto un altro che era Jesus Christ Superstar e mi hanno detto sì. Quindi ho detto, vabbè, se la media è questa, uno sì, uno no, faccio tutti quelli che non mi piacciono, poi faccio quello dopo che mi piace. Ed è andata... no, in realtà non è vero, dopo sono stati tutti sì, quindi... Però sempre capandomi, perché volevo fare solo quello che volevo fare. Hai selezionato praticamente il tuo percorso? Ho selezionato il mio percorso, per esempio questa è la migliore matita che io ho trovato lì dentro, l'ho selezionata e me l'ha sorpresa. Perché sto parlando sempre di questa matita? Non lo so, perché ti confondo, questa è la verità. Bene, ma dopo Jesus Christ con l'arancia il teatro non finisce qui. Hai una praticamente esperienza e un incontro importantissimo teatrale con insomma un attore talentuosissimo che va per la maggiore. Stai parlando di me? Sì. Ah, sì, prima di lui il suo maestro, perché poi Pippi Calzelunga, Gigi Proietti,
un cast eccezionale, e poi l'incontro, quello importante, insomma, finora uno dei tre più importanti, Enrico Brignano con Rugantino, quindi ho realizzato un sogno. Nel frattempo, durante Rugantino, un mio brano è andato a Sanremo ed ho realizzato un sogno lì dentro. Poi nel frattempo stavo scrivendo una canzone per una colonna sonora per un film da bambino, quindi nel frattempo stavo realizzando, insomma, io spero non svegliarmi mai, sinceramente, ecco. Allora voglio sognare insieme a te, perché se sei così bravo a realizzarli. L'hai detto a tutti i testimoni, occhio, eh. Quindi con Brignano, insomma, è stato un incontro fortunato. E poi però il teatro non finisce qua, perché ci sono altre esperienze teatrali importanti in cui ti vedono anche autore e anche produttore. Ce ne vuoi parlare? Sì. Vabbè, Trastevini, questo grande operazione off, no? Teatrale, tu sai cosa intendo per off, quindi off ho finito da pagare i debiti poco fa. Trastevenista era molto bella, perché non solo protagonista, siamo stati attivi nella parte produttiva, ma autore completamente delle musiche, del soggetto. È stata una bellissima esperienza. Questa cosa ci ha fatto credere in noi stessi, quindi abbiamo scritto un'altra cosa insieme a Elisabetta Tulli, una bravissima attrice, cantante, autrice, quindi una persona eccezionale. Insieme ad Alessandro Salvatori abbiamo scritto e prodotto uno spettacolo In due sotto una finestra, che nel nostro piccolo è andato benissimo, ci sono tante richieste anche per l'anno successivo. Insomma, anche questa nuova veste ci piace molto e credo che la percorreremo ancora. Quindi vedo che in Andrea ritorna sempre Roma. Roma, la romanità è qualcosa che forse uno che non è romano difficilmente può capire, la può apprezzare, la può amare, però la vostra ironia, la vostra ruvidezza in alcuni tratti è toccante. E perché Roma è così forte per un romano? Ma è viscerale Roma, Roma è il cuore, Roma è passione, è sangue, è amore, ma te lo dà proprio la città stessa, te lo danno i colori della città. Roma è l'unica città che diventa rossa al tramonto, quindi questa è una meraviglia. Poi Roma, a me si può dire? A me, io posso dire quello che mi pare, c'ho la matita, quindi sta lì e lo posso dire. A me mi porta in giro per il mondo e io porto in giro Roma per il mondo, perché 10 anni fa mi è capitata questa vena improvvisa di scrivere questa idea. Ho scritto un brano dedicato ad Alberto Sordi e mi ha portato in giro per il mondo. Davvero, sono 10 anni che vado in giro per il mondo a portare la romanità, le comunità italiane, quindi figurati, io quando dico che sei, quanto è bello quando all'estero ti dicono ah, vieni dall'Italia, magari non te lo dicono così, ma te lo dicono nella loro lingua, tu non la capisci, capisci, ti chiedono la tua città e tu dici Roma, ah. Si aprono le porte del paradiso. Anche della stanza, perché poi mi danno la chiave. Certo, sempre ritorno al Latin Lover della Garbatella. No, vado, spesso dormo da solo e quando non dormo da solo, che tristezza. Quindi estero, ma tu all'estero hai avuto collaborazioni importanti, vero? Sì, davvero? All'estero ho avuto sì, ho fatto una tournée, perché ho fatto una tournée con i New Trolls, per 2 anni sono stato la voce dei New Trolls, abbiamo fatto un disco, abbiamo fatto una bellissima tournée in Giappone, a Tokyo, e anche con i Pooh, quindi una bellissima collaborazione, tutta questa branchia prog della musica italiana, è bellissima, perché insomma. Ma hai fatto così tante cose che non te le ricordi tu, e io non so, poi la vicinanza insomma mi confonde sempre di più, non fare così. Quindi Andrea, dopo tante collaborazioni importanti, finalmente esci con un tuo LP tutto tuo, che si intitola Stop, da cui sono già usciti due singoli importanti, che è il primo della lista, e nonostante te, mi dicevi, è rimasto per 4 settimane primo in classifica in Spagna. No, in realtà non è stato, non è nonostante te, ma è La voce di Roma, quella canzone dedicata ad Alberto Sordi,
che sta dentro, è stato 4 settimane in classifica e una settimana è stato primo negli ascolti, nei gradimenti, sempre in Spagna. Quindi primo della lista e nonostante te. Ma adesso noi ci guardiamo nonostante te. E chi è che apre il video? Enrico Brignano. Una piccola gag dove fa il mio impresario, mi manda a fare questo concerto in un locale piccolissimo, buio, mi diceva spacca tutto, spacca. Poi io chiedo, ma pagano chi? A me, cosa? A me mi pagano. Ma questi pagano dopo, quindi fa il solo, ma spacca tutto, io lo prendo un po' troppo in parola, infatti si vede nel video. Bene, quindi nonostante te. Va bene, non puoi entrare così, non devi avere il timore, devi entrare. Spaccare tutto, capito? Come si dice quando uno entra in palcoscenico e spacca tutto? Come si dice? Spacca tutto. Bravo, ecco, vedi? Ma stasera pagano. Che co? Pagano. Chi? A me. Ma lascia fare, questi pagano dopo. Senti, questa è grida, questa è il tifo, la folla. Questo quando entra la folla, questo ti aggrama, capito? Ma è piccolo lassù. È piccolo, senta, è piccolo questo. Allora se è piccolo questo, che è? Respira e vai, fatti forza. Spacca tutto, ehi. Spacca tutto, come ti chiami? Andrea. Andrea, lo sguardo del leone. Vai, spacca tutto. Sì.
Non, hai visto? Hai visto come ho spaccato tutto? Mamma mia, ma qual è un altro invece pezzo dell'LP a cui sei particolarmente legato? Beh, ce ne sono diversi, c'è Il giorno degli eroi che apre il disco, che è dedicato al Comitato Aurora, infatti questa piccola parentesi seria di me è nato proprio per il Comitato Aurora, l'idea del disco, e parte del ricavato andrà al Comitato Aurora, proprio è un'associazione onlus che si occupa di raccolta fondi per assistenza medica domiciliare. Andate a vedere il Comitato Aurora di cosa si occupa, è molto importante. E poi c'è la voce di Roma, legata ad Alberto Sordi. Insomma, sono legata a tutto il disco, a tutte le creature, a tutti i passi da correre, tutti i pezzi da correre. Bene, ma uno che lo volesse acquistare, dove lo può trovare, i tuoi contatti, riferimenti, eventuali concerti o appuntamenti futuri? Allora, beh, tranquillamente si acquista su iTunes, questo sì, Andrea Perrozzi, Stop, il disco, ma anche nei negozi, nei Feltrinelli, discoteche razziali, Fnac, insomma, anche a casa mia, volendo, mi vedo l'indirizzo e vedo, scendo, chi è? C'è G? No. Si può dire, scendo e porto giù il cibo e mi stai a far venire, facciamo così, teniamoci per mano, bene? Insomma, gli fai una serenata? Faccio la chiara. Tu sei l'unico, sei l'ultimo serenante di Roma. E poi, niente, i contatti Facebook Andrea Perrozzi, Andrea Perrozzi Fan Club, il sito www.andreaperrozzi.it. Insomma, Andrea Perrozzi, faccio oggi su Google, è un attimo trovarci, sì. E i concerti uguale sulle pagine Facebook, sul sito, e insomma gli appuntamenti oggi è facilissimo averli. Ma insomma tu rispondi solo alle femminucce o anche ai maschietti? Assolutamente io rispondo a chiunque, anche ai cani. Cioè uno dice ma anche ai cani, no, io ai cani, sì, soprattutto al mio. Esatto, perché sono i più fedeli, no? Hai letto? Non hai letto? Sì, sono i più fedeli. Bene, adesso noi quindi ricordiamo a tutti di nuovo Stop di Andrea Perrozzi e adesso tu ci devi praticamente salutare con il nostro motto. Centro Suono, I Love Music, ciao da Andrea Perrozzi.